Le cose dette fin qui, se applicate saggiamente, fanno sì che un principe nuovo sembri ereditario e lo rendono subito sicuro e saldo nello Stato, più che se vi fosse insediato da generazioni. Infatti, un principe nuovo è osservato nelle cose che fa molto più di un principe ereditario e le sue azioni, se sono giudicate virtuose, conquistano gli uomini e li legano a lui più di quanto non faccia l'antica stirpe. Gli uomini, infatti, sono molto più presi dalle cose presenti che dalle passate e se nelle presenti scorgono il bene, se ne compiacciono e non cercano altro. Anzi, se il principe non mancherà di fare bene tutto il resto, lo difenderanno in tutto e per tutto. E in questo modo avrà la duplice gloria di aver fondato un nuovo principato e di averlo ornato, dotandolo di buone leggi, di buone armi e di buoni esempi. Così come raddoppia la propria vergogna colui che, nato principe, per sua scarsa capacità, ha perso il principato. E se si considerano quei signori che ai tempi nostri hanno perso lo Stato in Italia, come il re di Napoli, il duca di Milano e altri, si troverà in loro per prima cosa un comune difetto quanto alle armi, per le ragioni che sopra a lungo sono state esaminate. Poi si vedrà che alcuni di loro o hanno avuto nemiche le popolazioni o hanno avuto amico il popolo, ma non si sono saputi mettere al sicuro rispetto ai grandi. Perché senza questi difetti non si possono perdere stati che hanno forza sufficiente da poter tenere un esercito in campo. Filippo il Macedone, non il padre di Alessandro, ma quello che fu sconfitto da Tito Quinzio, non aveva un grande stato, se messo a confronto con la grandezza di quello dei Romani e di quello della Grecia che lo assaltò. Nonostante ciò, essendo egli un ottimo soldato che sapeva contemporaneamente tenersi amico il popolo e mettersi al sicuro dai grandi, resse per molti anni la guerra contro quelli e se alla fine perdette il dominio di qualche città, non di meno seppe conservare il regno. Perciò questi nostri principi che sono stati per molti anni alla testa del loro principato e lo hanno poi perduto, non se la prendano con la fortuna, ma con la loro ignavia, perché non avendo mai pensato nei tempi quieti che le cose potessero cambiare, giacché è comune difetto degli uomini non considerare la possibilità della tempesta durante la bonaccia, quando poi arrivarono i tempi avversi, pensarono a fuggire, non a difendersi, e sperarono che le popolazioni, irritate dall'insolenza dei vincitori, li richiamassero. Opinione che, in mancanza di altre, è ragionevole, ma è una grave colpa avere trascurato gli altri rimedi per aggrapparsi ad essa. Infatti, non si dovrebbe mai cadere solo perché si crede di poter trovare qualcuno che ti faccia rialzare. Una cosa del genere o non accade, o se accade non ti mette al sicuro, perché quella difesa non è stata onorevole e non è dipesa da te. E le sole difese ad essere buone, certe e durevoli, sono quelle che dipendono da te stesso e dalla tua virtù.